Salve a tutti da Tiziana Manipasta. Allora, prima di dire la nostra ricetta, oggi devo fare due saluti. Antonella Pelli e Loke Nadia. Sono due nostre iscritte e le saluto. La ricetta di oggi. Voi sapete che amo rappresentare la nostra Puglia, il mio Salento, e a proposito di Puglia, oggi facciamo le cozze all'ampa. Sto parlando delle cozze nere. Io le adoro e quindi oggi ricetta pugliese, cozze all'ampa. Guardate gli ingredienti. Qua abbiamo 1 chilo di cozze nere, olio d'oliva, un bicchiere di vino bianco, due spicchi d'aglio, un limone, prezzemolo tritato e pepe. La prima cosa che facciamo, andiamo sulla nostra cucina. Ho acceso il fornello a fiamma alta, attenzione alta, e metto una bella erorata d'olio d'oliva. Facciamo riscaldare il nostro olio, mettiamo i due spicchi d'aglio e li facciamo rosolare. E una volta che si è rosolato l'aglio, mettiamo le nostre cozze. Ed è normale se vedete che schizza così forte, proprio perché si chiamano all'ampa con fiamma alta. Quindi mettiamo il vino e facciamo evaporare. Diamo una bella mescolata, come vedete, siccome la fiamma è alta, si stanno aprendo subito subito. Adesso che facciamo? Ci mettiamo il prezzemolo tritato, una bella spolverata di pepe. Andiamo a mescolare qualche secondo e poi possiamo anche spegnere. E se volete la spolverata di pepe la potete ridare anche quando giriamo di nuovo. Ho dimenticato di dirvi, naturalmente lo sapete che le cozze sono state lavate. Soltanto che mi sono dimenticata all'inizio perché mi piace rappresentare la Puglia. Guardate che spettacolo, guardate. Quindi qualche secondo e spegniamo. Ed eccole qua pronte, pronte, prontissime. Spegniamo le nostre cozze, guardate che spettacolo della natura, veramente della natura. Quindi io vado ad impiattare. Ed eccoci qua, guardate le nostre cozze all'ampa. E non vi viene voglia di mangiarle? E come? Allora, io vorrei che vedeste, guardate, lo spettacolo veramente della nostra, le nostre cozze. Allora, dopo che ho finito, che ho impiattato, ho spremuto con del limone, ho dato un'altra irrorata di prezzemolo tritato. Non mi veniva la parola. E niente, io adesso devo fare l'assaggio, mi tocca sacrificarmi proprio in una maniera. Vedete, guardate. Avete visto, no? Perché si chiamano cozze all'ampa? Cioè, Davide, mi sta dicendo, quando finisci? Allora, mamma che buone! Dicevo, le cozze all'ampa avete visto perché? Perché si fa tutto in un secondo a fiamma alta. L'ampa è la fiamma qui da noi, nella Puglia. Non lo so da voi come si chiama, però da noi si chiama lampa. Quando si dice lampa vauta, lampa sarebbe la fiamma alta. Quindi, vabbè, dai, vi devo dire per bene com'è. Poi adoro pure il prezzemolo io. Allora, con questo bicchiere di vino io voglio fare un augurio speciale a tutti noi. Augurio speciale per i nostri 38.000 iscritti e passa. Alla salute nostra. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Con il sughetto che è rimasto, io lo voglio far vedere, Davide. Facciamolo vedere. Vedete il sughetto? Questa cozza, vabbè, questa era rotta, non vi preoccupate. Vedete il sughetto? Io con questo ci faccio la pasta. Quindi potete fare gli spaghetti, potete fare per esempio la pasta corta, che magari il brodo va dentro. Ma dopo quante cose possiamo fare? E comunque rimane il fatto che è un buonissimo e velocissimo piatto. Mi raccomando, non vi dimenticate, andare sul mio blog, basta andare su Google, Tiziana Manipasta, come sempre. Con questo vi saluto e vi auguro una buonissima giornata e ricordate di essere felici tutti. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Manipasta.